Amici followers, salve a tutti. Oggi vi presento una panoramica di No Rest for the Wicked, un ARPG che punta ad essere un Souls-like isometrico. Questo gioco è stato rilasciato in Early Access proprio ieri, al momento di questo video, e sebbene questo gioco abbia diverse caratteristiche positive, come un combattimento ponderoso e uno stile visivo molto suggestivo, ci sono comunque alcuni problemi che vorrei evidenziare sin dall'inizio. Essendo un titolo in Early Access, alcuni di questi problemi non sono sorprendenti, ma al momento le prestazioni lasciano molto a desiderare. Personalmente ho riscontrato numerosi problemi di stuttering e frame drop, e questi problemi, combinati con alcuni sistemi che potrebbero trarre vantaggio da ulteriori miglioramenti durante la fase di Early Access, richiedono una certa cautela nell'acquisto del gioco in questa fase di sviluppo. Detto questo, al di là di questi problemi, ritengo che ci troviamo di fronte ad un'esperienza coinvolgente da scoprire passo passo. No Rest for the Wicked ci trasporta sull'isola di Sacra, flagellata da una pestilenza che non si vedeva da millenni. Questa malattia trasforma gli abitanti in orrende creature, mentre il nostro personaggio, un membro del gruppo noto come i Serim, si imbarca per l'isola con l'intento di combattere questa piaga. Tuttavia, questo obiettivo si intreccia con intrighi politici, poiché sul continente il re è appena deceduto, lasciando il giovane figlio come suo successore. Quest'ultimo si rivolge immediatamente alla chiesa inquisitoriale per estirpare la piaga sull'isola. Il gioco offre un ricco intreccio di intrighi politici, promettendo di porre le varie fazioni al centro della trama, il che costituisce una premessa estremamente interessante. Passando ora al lato giocabile, No Rest for the Wicked adotta un approccio isometrico ispirato ai Dark Souls. Sebbene molte produzioni abbiano tentato questa strada, ritengo che il gioco in questione stia ottenendo i migliori risultati nell'esecuzione di tali meccaniche, anche se vi è ancora spazio per i miglioramenti. La leggibilità di elementi, come la barra di stamina, ad esempio, costituisce una criticità, aggravata dal fatto che al momento non è possibile personalizzare i comandi, ed è un'assenza che risulta particolarmente frustrante per un titolo destinato al PC gaming. E non possiamo trascurare il fatto che alcune delle configurazioni predefinite dei tasti lasciano molto a desiderare. Nonostante ciò, esplorare il mondo creato qui vi porterà ad affrontare una varietà di sfide, tra cui l'esplorazione di una notevole verticalità e la navigazione attorno all'ambiente, saltando sopra ostacoli, aggrappandovi ai cornicioni e persino scoprendo segreti nascosti dietro muri o risolvendo enigmi ambientali. Vi dirò, ragazzi, che è stato sorprendente vedere quanto abbiano sfruttato l'ambiente superando le aspettative. E questo non è tutto ciò che farete nell'ambiente, poiché raccoglierete un assortimento di ingredienti utilizzabili per l'artigianato, in particolare per la cucina, la creazione di armature e armi. Si dice che in un momento successivo potrete anche acquistare una casa da migliorare con il tempo, un dettaglio che si integra perfettamente nel sistema di crafting. Parlando ora del lato del personaggio, al lancio del gioco potrete creare un personaggio puramente estetico, poiché la progressione avverrà in un momento successivo. Nonostante alcune proporzioni corporee poco convenzionali, il Character Creator offre un numero decente di opzioni. Una volta in game, guadagnerete esperienza sconfiggendo nemici e salendo di livello, qui entrerà in gioco una meccanica di progressione fedele allo stile dei Souls-like. Ad ogni livello guadagnato riceverete 3 punti attributo da distribuire tra salute, resistenza e vari fattori di scalabilità delle armi. Le armi che troverete nel gioco dipenderanno da attributi specifici e aumentarli si tradurrà in un aumento del danno inflitto con quelle particolari armi. E questo approccio graduale alla scalabilità del danno è un elemento tipico dei giochi Souls-like. Arriviamo ora alla componente più significativa, il combattimento stesso. Nel complesso direi che corrisponde alle aspettative, tuttavia nonostante l'approccio isometrico si avverte una certa ponderosità nei movimenti, il che talvolta può rendere le azioni leggermente lente. Mi piacerebbe scoprire se avanzando nel gioco sia possibile mitigare questa sensazione attraverso ad esempio una costruzione del personaggio o l'acquisizione di oggetti specifici. Al momento il combattimento segue uno schema abbastanza standard, scambio di colpi con i nemici dove sia gli attacchi che le parate consumano la vostra riserva di stamina, limitando quindi la vostra capacità di attaccare indiscriminatamente. È possibile anche schivare gli attacchi, ma la velocità e l'efficacia della schivata dipendono dal carico dell'equipaggiamento. Maggiore il peso, più lente saranno le vostre schivate. Tuttavia ciò può rappresentare un vantaggio, poiché chi è pesantemente equipaggiato potrà utilizzare una spinta per abbattere gli avversari. Il sistema di parata è ben implementato, è possibile respingere i colpi avversari tempestivamente per sbilanciarli e infliggere alcuni colpi gratuiti, sempre che si disponga ovviamente della stamina necessaria.
Inoltre è presente una meccanica di furtività che consente di evitare il rilevamento e compiere attacchi furtivi, infliggendo danni considerevoli. È una caratteristica intrigante, sebbene risulti ancora grezza in questa fase iniziale. Personalmente sono particolarmente interessato a scoprire la varietà di armi disponibili, soprattutto per quanto riguarda le opzioni a distanza, poiché fino ad ora ho utilizzato principalmente armi da mischia. Ad ogni modo, ogni arma, indipendentemente dal tipo, è dotata anche di un'abilità runica. Nel cuore del combattimento si accumula potere runico, spendibile per abilità speciali che spesso richiedono un'ampia preparazione. Personalmente, ragazzi, ho trovato questa meccanica soddisfacente, ma desidererei una maggiore chiarezza nei segnali degli attacchi nemici. A volte, per esempio, il loro movimento veloce e lo stile artistico possono rendere difficile prevedere le loro azioni. Inoltre, la visibilità della barra di stamina può risultare compromessa, rendendo quindi arduo valutare il momento giusto per agire. È evidente che migliorare la leggibilità dello schermo potrebbe essere un'area su cui concentrarsi durante il periodo di Early Access. È un po' fastidioso dover monitorare costantemente la durabilità degli oggetti durante il combattimento per evitare che si danneggino. Anche se è possibile farli riparare da un fabbro, chiaramente questa meccanica sembra un po' fuori luogo in un gioco incentrato sul combattimento. Nonostante l'introduzione di elementi di sopravvivenza, come la cucina e il raccoglimento di risorse, la durabilità sembra essere più una fonte di frustrazione che di arricchimento del gameplay. In sintesi, No Rest for the Wicked ha indubbiamente grande potenziale, ma al momento del lancio in Early Access presenta alcuni problemi da risolvere. Sebbene il periodo di accesso anticipato sia ideale per affrontare tali questioni, è importante essere consapevoli dei suoi difetti prima di considerarne l'acquisto. Tuttavia, l'approccio innovativo al combattimento isometrico con elementi Souls-like promette un'esperienza coinvolgente. Quindi vi dico, ragazzi, sono ansioso di vedere come si evolverà il gioco e se riuscirà a mantenere la varietà tipica dei Souls-like. Inoltre, l'ambiente e lo stile artistico sono davvero, davvero notevoli, aggiungendo un ulteriore livello di fascino. Nonostante quindi alcune imperfezioni, il gioco offre una base solida su cui costruire. Resto quindi in attesa di vedere come verrà sviluppato durante il periodo di accesso anticipato e sarò lieto di esaminarlo approfonditamente una volta completamente lanciato. Grazie per la visione di questo video, ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo alla prossima con nuovi contenuti. Ciao a tutti!